Ciao a tutti e ben ritrovati. Siamo al quarto giorno del nostro cammino verso la festa liturgica di Padre Pio da Pietrelcina e continuiamo a lasciarci guidare dai ricordi, dai racconti, ma direi anche dall'apertura del cuore che Padre Guglielmo Alimonti fa di se stesso e nello stesso tempo fa anche del suo rapporto, della sua relazione di discepolo e di figlio spirituale con Padre Pio da Pietrelcina. Parliamo un attimo della confessione, che è una delle colonne, insieme all'altare, del ministero e della vita di Padre Pio da Pietrelcina. Padre Pio era molto esigente sulla memoria e la coscienza dei propri peccati, ci dice Padre Guglielmo. Perché? Perché Padre Pio voleva che l'anima si purificasse e potesse godere la consolazione, il perdono e la pace di Dio. La confessione, quando è fatta bene, significa conversione. La confessione, quando è fatta bene, significa conversione. Quando invece la confessione non è fatta bene, dice Padre Guglielmo Alimonti, significa confusione. E sia i penitenti, sia i figli spirituali di Padre Pio erano ben coscienti di questo e quindi cercavano di prepararsi bene all'incontro con la misericordia di Dio, non solo perché qualcuno, diciamolo umanamente, aveva paura che Padre Pio fosse severo, ma proprio perché avevano ricevuto, grazie a Padre Pio, la coscienza di sapersi preparare bene al sacramento della riconciliazione e della confessione. Ma sentiamo il racconto che Padre Guglielmo fa di questa sua confessione, una delle tante che lui ha avuto con Padre Pio. Dice: io ricordo tutto quello che per anni Padre Pio ha riversato nella mia anima in confessione. Questo senso di gratitudine mi spinse a dirgli al termine della confessione: Padre, sono felice d'essermi confessato con lei. Non l'avessi mai detto. Con le braccia tese verso di me, in atto di rimprovero e di implorazione, racconta Padre Guglielmo Alimonti, mi dice ad alta voce: ti sei confessato e ti ho dato l'assoluzione. Adesso che vai cercando? Mi devi far perdere tempo? Vattene. È una reazione alquanto forte ed è una reazione, tutti immaginiamo, il senso di amarezza che ha vissuto Padre Guglielmo Alimonti, e lui dice: fu come l'abbattersi di un fulmine sulla mia testa. Addolorato e confuso gli baciai la mano, mi alzai dicendo: sì, sì, me ne vado. Lui era molto dispiaciuto, Padre Guglielmo Alimonti, perché aveva fatto inquietare Padre Pio, ma non aveva ancora capito che cosa voleva dire quel rimprovero. E mentre stava andando via, Padre Pio, in tono severo, aggiunse: ma dove vai? Tira quella tendina. Il sole della finestra lo investiva, racconta Padre Alimonti. Mi avvicinai alla finestra e pian piano allargai la tendina. E poi mi dice: rimettila come stava. Lo faccio. E a quel punto la confusione dentro di me era totale. Ed ecco ancora la voce di Padre Pio: ti ho detto, tira quella tendina. Obbedisco, dice Padre Alimonti. Nel frattempo, insieme alla vergogna che provavo a causa dei presenti, una fulminea ispirazione mi dice: tu hai sbagliato perché con le tue parole hai fatto l'elogio alla sua persona, cioè a Padre Pio,
E Padre Pio, giustamente nella sua umiltà, ti ha lavato la testa. In quell'istante, racconta Padre Guglielmo Alimonti, mi arriva rabbonita e tenera la voce del Padre che mi dice: adesso puoi andare. Io vi aspetto domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao.